Il Luna Park di Civitanova Marche, in zona antistadio, vi propone numerose attrazioni in anteprima internazionale. Tanto divertimento a prezzi incredibili. Martedì e giovedì, tutto a un euro. Non perdete l'occasione di vivere il Luna Park del terzo millennio. Aperto tutti i giorni in zona antistadio Civitanova Marche. Con i tuoi amici, con la tua famiglia, con chi ami, scegli il Luna Park di Civitanova Marche per le tue serate indimenticabili. Zona antistadio, ampio parcheggio al centro del divertimento. Ti aspettiamo! Balliamoci su, siamo a Campocavallo di Osimo, lo dico a chi ci segue comodamente da casa, dentro la sagra dello spaghetto. I nomi che potrei fare per aprire sono quelli che vedete accanto a me, Fabrizio e Raffaella. E lasciatemi esprimere quello che potrebbe essere un'espressione di simpatia. Quando io sono accanto a loro, non so perché ho il cuore pieno di simpatia. E è così, insomma. Altrettanto so che è per il pubblico, perché poco fa parlavano proprio del piacere di ballare sulla vostra musica. Non farete soltanto questo. Nella pista, che è una pista ampia, molto grande, accogliente, potrete anche gustare questo spaghetto prelibato con un condimento da qualche anno novità. Parliamo della carbonara di pesce. Non vi voglio anticipare di più perché le sorprese saranno tante, ve le regaleremo minuto dopo minuto dentro questa puntata. Come sempre, l'augurio che vi faccio è quello di buon divertimento. Buona musica, ragazzi! Un sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Buon divertimento a tutti. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que soy. Siamo a Campocavallo di Osimo. Dice que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las, él te hizo volar, él te hizo soñar. Tanta simpatía e tanta professionalità sono loro, Fabrizio e Raffaella. Mi piace iniziare questa breve intervista al rovescio. Subito il numero 333 14 96 948. Sin tu mirada sigo, dime solo.
giorno che ci stringiamo, il mio cuore ha deciso di averti, ha deciso di stare con te, ho scelto te. E se c'è un perché, è soltanto la voglia che avevo di vivere e amare solo te. Ho scelto te e non ho sbagliato, non ho mai provato che cosa vuol dire l'infelicità. Innamorati così dal primo giorno, quando la nostra età vinta di povertà ci scopriva ricchi d'amore. Innamorati con in tasca carezze e due cuori legati da una sola vita, ciao, una vita per sempre. Raffaella, lo chiedo a te perché sei sempre molto attenta a percepire gli umori del pubblico. Questo che è un palco ed una pista particolare, come risponde nell'edizione 2016 della Sagra dello Spaghetto? Risponde sempre bene, sono belle feste, soprattutto questa di Campocavallo, poi lo vedrete anche da casa, gente che ha voglia di ballare e di divertirsi anche con la nostra musica, quindi questo ci fa molto piacere. E scelgo te per il breve cammino che ormai lascia il destino a due cuori ubriachi di felicità. Innamorati così dal primo giorno, quando la nostra età, vita di povertà, ci scopriva ricchi d'amore. Innamorati con in tasca carezze e due cuori legati da una sola vita, una vita è per sempre. Innamorati così dal primo giorno. Innamorati con in tasca carezze e due cuori legati da una sola vita, una vita è per sempre. E due cuori legati da una sola vita, ho scelto te, scelgo te, e io intanto so già che farò. Pronti? Ti sceglierò. Grande applauso a Raffaella. Un'affluenza record in questa serata che arriva dopo un paio di giorni in cui il meteo ha fatto i capricci. Oggi in qualche modo vi ripaga di soddisfazione e di partecipazione. Sì, ci ripaga immensamente perché il pubblico è stato molto molto, rispetto anche agli altri anni, penso che sia un'unica giornata dove c'è stata molta affluenza. Per tutti i nostri amici, pregherò. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio, e io vedo anche te.
già sento e anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo coi occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore. Pregherò. Che bel pubblico stasera a Campocavallo di Osimo. Sagra dello spaghetto, ballate con la musica di Fabrizio e Raffaella. Un comitato, il vostro, che vanta una massiccia presenza di ragazzini. Vuol dire che sapete lavorare bene per aggregare. È un buon inizio, ma sicuramente di questo passo arriveremo il prossimo anno con la trentesima e sarà di nuovo confermati tutti noi anziani più ancora più giovani. I responsabili della SD Campocavallo Calcio a 5 in questa occasione di festa hanno voluto evitare il clamore delle telecamere, ma ci hanno comunque comunicato la decisione di voler devolvere la parte degli incassi di propria competenza alla famiglia Manovali, a cui esprimono vicinanza per il lutto che l'ha colpita. Vecchi successi, ve li faccio ascoltare, ve li faccio ballare, ma mi raccomando, fate silenzio se potete. Il calore qui è altissimo, siamo dietro le griglie, come potete vedere alle mie spalle, e loro sono gli addetti. Lorenzo, Mauro, Gianluca, Simone. Qual è il segreto per una buona e bella grigliata? Perché si mangia ma si guarda anche con gli occhi. Vediamo cosa ci dicono. Chi è che la cucina il segreto? E quindi che cosa bisogna dare? Un po' di vino ogni tanto? Anche quello, poi la temperatura giusta del carbone. Carbone che non deve mai fare la fiamma? Mai. Infatti usiamo acqua e vino. Allora avete raccolto il segreto: acqua miscelata a vino e niente fiamma, doratura garantita per la grigliata. Sono indaffaratissimi, arriviamo noi e siamo sempre un po' di disturbo, poi però arriva il sorriso. Loro sono? Carina, Mariella. Renzo. Anna. Anna. Come potete vedere qui siamo nella zona patatine fritte, ma alle nostre spalle questo gigante buono, guardate dove va? Va esattamente alla cottura della pasta, anzi dovrei dire dello spaghetto. Perché qui siamo nel regno dello spaghetto, la sagra dello spaghetto. Continuiamo, vi faccio ascoltare la fisarmonica. So che da queste parti questo strumento è tanto amato, quindi per voi la fisarmonica alla vecchia maniera. Thank you.
Li conosciamo rapidamente i protagonisti di questa cucina? Sergio. Maurizio. Maurizio il capo? Furio. Liana. Beh, i volti forse sono un pochino stanchi. Dovete sapere che oggi in particolar modo sono passate e continuano a passare migliaia di persone e tutte rapidamente riescono ad andare dalla cassa al tavolo, perché qui alla Sagra dello Spaghetto l'efficienza è di casa. Novità, da qualche anno lo spaghetto alla carbonara, di mare, sempre pronto, sempre bello al dente. E lo spaghetto al dente non è l'unico segreto. Anche la frittura, che diventa asciutta e croccante, dorata al punto giusto, e poi i contorni, che vengono preparati con le mani di decine e decine di signore. Col gran finale, pronti? Per voi il silenzio. Fabrizio! Principali di questa manifestazione io metterei la cornice, che è splendida, una pista come poche manifestazioni può vantare, e un menù, quello vostro, che si rinnova ogni anno. Da qualche edizione addirittura lo spaghetto al... la carbonara di pesce. Per tutti coloro che ci seguono da casa, il consiglio è: venite a Campocavallo di Osimo, provate almeno per una volta
l'entusiasmo, l'accoglienza, la simpatia che si vivono qui, dentro la Sagra dello Spaghetto. Ma vorrà sentire quello che io sento, dove sono stata prima di adesso, dove ero io, un'altra donna senza di lui. Tu sei il mio uomo innamorato, ciao, e il nostro amore a tutto il mondo. Io canterò. E ci siamo. Grazie. Ma tu come fai per vendere più biglietti possibile? Ci vuole molta chiacchiera qui, ragazzi, prima d'asse da fare. Chi è l'acquirente tipo? L'uomo o la donna? È la donna.
Questo è il giro valido per il prosciutto. Per il prosciutto, prosciutto e bottiglia di vino, due giri, doppia serie. Quanto pesa il prosciutto? 6,5 kg. Puoi girare anche tu, dai. Vai, per il prosciutto, adesso giriamo per il prosciutto, 16 vince il prosciutto, chi ha il 16 vince il prosciutto. 25 vince la lonza. Il 30 vince la bottiglia di vino numero 30. Come sempre quando siamo in tanti abbandoniamo per qualche istante il palcoscenico e ce li portiamo tutti qua in pista, in compagnia ovviamente di questo strepitoso pubblico che questa pista l'ha letteralmente riempita, strabordando. Andiamo a salutare loro, Fabrizio e Raffaella, ma soprattutto Giorgio, e guardo lui che è il veterano, Giorgio Antonelli, di questa manifestazione. Andiamo a salutare i veri protagonisti. Guardate, il saluto più bello non potevamo che darvelo così. I volti di questi giovanissimi che saranno il futuro dei vari comitati che andranno a regalare altre edizioni di questa manifestazione. Un dato simpatico, il più piccolo in assoluto è lui. Si chiama Alex, ha tra i 9 e i 10 anni, forse tra poco ne compie 10. Accanto a lui, alle spalle, ci sono coloro che hanno qualche mese in più, i veterani, quelli più maturi. Ancora un dato, l'abbiamo intervistato, eccolo là, il più grande per taglia, quasi 2 metri, lui ha detto 2 metri con le scarpe, e noi ci crediamo. Da Campocavallo lo spaghetto vi saluta così e vi dà appuntamento al prossimo anno con una data tutto tondo, la numero 30 2017, numero 30, l'appuntamento è per voi, arrivederci. Luna Park di Civitanova Marche, in zona antistadio, vi propone numerose attrazioni in anteprima internazionale. Tanto divertimento a prezzi incredibili. Martedì e giovedì tutto a 1 euro. Non perdete l'occasione di vivere il Luna Park del terzo millennio. Aperto tutti i giorni in zona antistadio Civitanova Marche. Con i tuoi amici, con la tua famiglia, con chi ami, scegli il Luna Park di Civitanova Marche per le tue serate indimenticabili. Zona antistadio, ampio parcheggio al centro del divertimento. Ti aspettiamo!